Grazie, benvenuti in questo nuovo video. Qui ti è Peppa, mio padre che vi parla. E sì, siamo ritornati con un po' spartita. Dopo tantissimo tempo siamo ritornati con un po' spartita, soprattutto con un video. Allora, vorrei tipo gridare di gioia tantissimo, ma ho mio fratello qui vicino che dorme, quindi non posso né alzare la voce né esultare. Comunque, Roma che vince all'ultimo minuto, che pareggia all'ultimo minuto, però. Grazie anche alla vittoria 1-0 dell'andata, vince 2-1 con il totale contro il Vitesse. E due partite che abbiamo giocate alla cazzo di cane, scusate la parola, però abbiamo giocate malissimo. Questa partita l'avevo vista malissimo dopo prima del gol di Wittek, non so come si pronuncia, insomma. Al 62esimo, e poi la Roma ha subito reagito. E poi sono entrati tra virgolette i big. Karsdorp, che è appena entrato, ha fatto una grandissima partita. Subito fa fantastico. Karsdorp, di solito non insulto quasi sempre, però infine è un buon giocatore. Ha fatto una grande partita appena entrato, pressing altissimo, e cerca sempre l'assist, tutto. E poi è entrato anche Shaarawy, grinta pazzesca, poi simulazione quella là, a parte quello che non è che mi è piaciuta troppo la simulazione, però è normale quando stai pareggiando, tra virgolette, è normale che cerchi di fare una simulazione magari per farti dare una punizione ottima. Poi infine al 90esimo Abraham segna l'1-1, totale 2-1 tra andata e ritorno, e passiamo ai quarti di finale di Conference League. C'è un'altra italiana quindi ancora in gioco in Europa insieme all'Atalanta, che sta facendo delle grandissime partite. Ha fatto una grandissima partita anche oggi, molto meno bella di quella dell'andata con il Bayer Leverkusen, però una grandissima partita, segnando l'ultimo minuto con Boga. Però tralasciando questo, entra anche Cristante che è così e così, però soprattutto Felix, di solito le ultime partite quando entrava non è che mi piaceva così tanto, però questa partita mi è davvero piaciuto insomma, un 6 e mezzo sorprenderebbe. Secondo me il migliore in campo. Secondo me il migliore in campo è uno tra Rick Karlsdorp e Del Shaarawy, perché sono entrati e sono loro che secondo me hanno svoltato la partita. Poi Abraham, gol o meno, cioè, non fa niente. Quindi. Vabbè, insomma, l'importante è che siamo passati, ecco, sto vedendo le qualificate ai quarti: Bodø/Glimt, Feyenoord, Leicester, Marsiglia, PAOK, PSV, Roma e Slavia Praga. Ormai chi becchi becchi è tosto, perché con il Bodo lasciamo perdere. Feyenoord ci abbiamo giocato qualche anno fa in Europa League, Leicester fortissimo, Marsiglia forte, e l'altro non ricordo già più. Comunque, domani credo alle 15 ci saranno i sorteggi e credo che verso quell'ora sono ritornato a casa e forse anche sul canale Viola farò una reaction e poi forse la ricaricherò su YouTube, ma non lo so. Comunque, Roma brutta, ma che vince, che sorprende all'ultimo, grazie ai cambi. Insomma, come al solito, di Peppa è tutto. E facciamo una cosa: il migliore in campo, visto che sono indeciso tra Karsdorp e Shaarawy, scrivetelo voi nei commenti. Tra Karsdorp e Shaarawy. Comunque, diamo un voto di squadra: diamo un 6,5. Si metterebbe anche un 5,5-6. Però, per la grinta che hanno messo dopo il gol del Vitesse, si meritano un 6 e mezzo. Quindi vi faccio un bravo è tutto e niente, bella.